Valsesia è un progetto sperimentale che si colloca pienamente nella definizione di Living Lab. Il focus di questa attività sono le ICT a supporto del sistema turistico locale. Si è voluto realizzare una serie di servizi sperimentali che potessero contribuire ulteriormente a valorizzare, a far conoscere le bellezze di questo territorio. Siamo al Sacromonte, patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO, un luogo incantevole da visitare, un luogo incantevole per il suo fascino che ha da un punto di vista artistico ma anche naturalistico. Ringrazio il CSP che ha collaborato, anzi ha realizzato in toto l'applicazione che permetterà ai turisti, alle persone che visiteranno Varallo di fruire maggiormente di quelle che sono le iniziative e le opere disponibili in città. Il progetto ha previsto lo sviluppo di 3 servizi sperimentali, la Web TV, la Personal Guide e l'Occhio sul Territorio. Il turista che vorrà visitare la Valsesia, in particolar modo Varallo, avrà la possibilità, in una prima battuta, di prendere visione di alcuni contenuti del territorio attraverso il portale. E poi quando arriverà direttamente a Varallo, in particolar modo in alcuni punti infrastrutturati, avrà la possibilità di scaricarsi l'applicativo a bordo del proprio smartphone e scaricarsi le mappe pubbliche già rese disponibili dal territorio. È una straordinaria opportunità per avvicinare i cittadini e per avvicinare i turisti, riuscendo ad avere una piccola guida o una grande guida, a seconda di come la si utilizza, per scoprire i volti della città e del Sacromonte. Avrò la possibilità di visualizzare i percorsi che mi sono precedentemente creata attraverso il portale. Cosa sono questi percorsi? Sono un insieme di punti di interesse che caratterizzano però lo specifico territorio e che verranno rappresentati sulla mappa utilizzando delle piccole icone, proprio in questo modo. Questo è un progetto importante perché avvicina i cittadini a questi luoghi, perché con queste nuove tecnologie dobbiamo saper trovare i tra virgolette clienti di questi luoghi che grazie al loro passaggio lasciano un'economia alla città, aiutano a contribuire al restauro delle opere che è una dei costi più grandi di questa struttura, perché si tratta di opere di valore a livello assoluto e proprio per questo è patrimonio dell'umanità e ha dei costi molto alti di gestione. Quindi c'è bisogno di promuovere i luoghi nel modo migliore, di aver gente su questo monte sacro e quindi non vedo quale migliore occasione si possa utilizzare, cioè quella di internet e delle nuove tecnologie. Io ringrazio per i lavori che sono stati fatti dalla vostra equipe e sicuramente la Regione Piemonte per aver sostenuto e creduto in questo progetto, che è un progetto pilota che poi servirà per realizzare applicazioni simili in altri posti di importanza tale o anche superiore a livello sia regionale che non è detto a livello nazionale.